situazione, non è possibile che eccoci qui, Federico Monicone, una materia che di Fratelli d'Italia, Monicone, perché è sceso qui a fianco ai precari in piazza Santi, piazza Santi Apostoli a Roma, da Passi, da Montecitorio, per sostenere la loro protesta? Insieme al Dipartimento Scuola, con Ella Bucola e Paola Frassinetti, collega in commissione, dall'inizio della legislatura siamo a sostegno dei precari della scuola, proprio perché riteniamo che con più di 50.000 cattedre vacanti anche in questo inizio di anno scolastico non si possa prevedere la soluzione del precariato con interventi come è stato fatto, che arriveranno a regime tra 10 anni e non subito. Il primo settembre, ora, c'è bisogno di un intervento straordinario, perché la metà delle cattedre rimarranno vacanti e perché il provvedimento, l'unico provvedimento che c'è nel DL Aiuti, 14 miliardi di euro, non pochi spiccioli, prevede solo un'iniziativa a favore della scuola, che è quella del docente esperto. Fratelli d'Italia è sicuramente della parte del riconoscimento del merito di chi lavora meglio e si aggiorna e si forma continuamente, ma non può essere questa la risposta per un piccolo segmento di docenti a scapito di tutti i docenti bravi che lavorano e che devono vedere riconosciuto il proprio merito. Per cui riteniamo che sia importante fare degli interventi più consistenti, nonostante la grave crisi, e che si vada ripreso subito il contratto, la trattativa per il contratto nazionale, che è interrotta per la caduta della legislatura. Con il 25 settembre sembra che la destra sia fallita, facendo una proposta dal punto di vista tecnologico per vincere le elezioni. Se avete al governo un minuto, cosa farete per la scuola? Innanzitutto riprendere il contratto nazionale e cercare di superare appunto il divario rispetto al pagamento e alle retribuzioni dei docenti europei. Poi affrontare in maniera strategica e strutturale il problema del precariato insieme ai sindacati, insieme alle associazioni come ANIEF, per andare a coprire laddove serve, andando a superare il disastro di quello che è stato il provvedimento della buona scuola, che di fatto ha portato alla deportazione per anni di docenti da nord a sud senza un criterio logico. Noi cerchiamo e cercheremo, pur con una crisi congiunturale veramente difficile, di rispettare gli impegni e le battaglie fatte in questi anni con i colleghi proprio in difesa dei precari. Noi abbiamo degli ottimi docenti che si formano anche a proprie spese continuamente e che vivono di precariato, anche con storie assolutamente tristi e che vanno superate. Siamo a fianco dei docenti precari, a fianco del personale ATA, che ormai sono più di 1 milione, per andare a garantire finalmente, dopo 2 anni di pandemia, una scuola sì meritocratica, ma anche che possa assorbire il precariato. Grazie Federico Monicone. Grazie a voi.